Stiamo percorrendo tutte le strade, a livello legale, a livello diciamo, di, di, di sensibilità e a livello anche a questo punto di interloquire con l'attuale finché ci sarà governo perché è una corsa contro il tempo affinché possa fare un intervento immediato per così dire mettere una pezza, se si riesce, a quello che potrebbe essere la fine a mio avviso purtroppo lo dico e lo ripeto di decine di aziende radicate da decenni nel territorio. Una mobilitazione cittadina, una grande manifestazione che si svolgerà lunedì 16 aprile all'Aquila, per dire no tutti insieme alla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile 2009 e ora, come è noto, richieste dalla Commissione europea, che ha considerato la sospensione un vero e proprio aiuto di Stato. Ma ci sarà anche una marcia su Roma, chiamiamola così, da parte degli imprenditori. Quando si vedono le cartelle con gli importi e le cifre, che sono scritte si comincia ad aver paura e la paura purtroppo non è solo di noi imprenditori, costruttori, artigiani, anche liberi professionisti perché qui è stata estesa una platea molto più ampia di quella che inizialmente potesse pensarsi al di sopra dei 200 famosi 1000 euro di de minimis, ma coinvolge una platea al di sopra delle 300 cartelle, 350 cartelle sicuramente con misure diverse e posizioni diverse, ma la città Comincia a capire purtroppo che adesso il problema esiste ed è concreto ed è serio e la mobilitazione serve a questo: a far capire che dietro questa problematica ci sono posti di lavoro, ci sono imprenditori che non è che di questi diciamo sostegno di nove anni fa, di nove anni fa non è che ne hanno fatto l'uso. Dice ok giochiamoci lì, sono aziende che sono da 40 anni, sono imprese in vari settori che qui veramente si genera un effetto contrario all'aiuto di Stato, che se queste imprese oggi, dopo 9 anni con una legge dello Stato sono penalizzate, vengono a farsi fare concorrenza da imprese esterne in un momento in cui lo Stato le sta crepando. Allora sì che si genera concorrenza all'incontrario. La manifestazione partirà alle 10.30 dalla Fontana Luminosa. Saranno invitati tutti i leader politici nazionali per un'azione serrata. Sia a livello parlamentare che giuridico. Il corteo poi prenderà le vie del centro, dove ci sono ancora le ferite del terremoto. Oltre alla manifestazione del 16 aprile, gli imprenditori hanno intenzione anche di promuovere una marcia su Roma con un sit-in davanti a Palazzo Chigi.